Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Piazza Prefettura, siamo in compagnia di un dipendente delle Poste Italiane, una persona che lavora in Poste Italiane e che è oggi qui a manifestare anche lui dire no alla privatizzazione fondamentalmente o comunque al mantenimento di una situazione che, come ci dicevano prima, è una situazione, diciamo, di carattere nazionale importante che non dovrebbe essere cambiata malgrado i cambiamenti che ci sono stati nell'azienda in questo momento. È vero, siamo qui per manifestare più che altro non contro la privatizzazione, ma fare una privatizzazione seria, cosa che in questo momento sia dalla parte delle aziende che dalla parte di chi ci governa non si vede nessun risultato. Sì. Ma volevo capire, l'importanza di questa manifestazione è basata soprattutto su, oltre alla privatizzazione, su altre iniziative che l'SLP CISL in questo caso e anche altri sindacati stanno portando avanti sul territorio, come ad esempio, se parliamo della riorganizzazione del recapito, tocca appunto i postini. Per quanto riguarda invece la trasformazione di alcuni settori come il part time a full time, e nel caso della sportelleria ad esempio sulla job rotation. Questo ambito cosa pensa? Allora, per quanto riguarda la sportelleria, l'SLP CISL insieme a tutte le altre sigle sindacali hanno proclamato già uno sciopero per quanto riguarda le prestazioni straordinarie dal 25 luglio al 25 agosto. Per quanto riguarda la job rotation, l'unica cosa è che l'azienda ci ha buttato giù questo piano della così fantomatica job rotation senza nessuna comunicazione, senza nessuna trasparenza, cioè si sono inventati questa cosa e c'è via, ce l'hanno rifilata senza né come né quanto. Quale potrebbe essere un consiglio da dare all'azienda, da lavoratore, per poter migliorare l'assetto, diciamo, aziendale sul territorio, perché i lavoratori il più delle volte riescono a vedere meglio rispetto all'azienda le problematiche del territorio, per l'appunto. La cosa essenziale è che l'azienda prima di ogni cosa dovrebbe veramente chiedere ai lavoratori e scendere sul terreno per vedere effettivamente in che modo si lavora, e dei colleghi che danno veramente il cuore, l'animo per questa azienda, come abbiamo fatto fino ad oggi, perché se l'azienda oggi è un fuori d'occhio dello Stato italiano dipende anche dai lavoratori e soprattutto dai lavoratori. Perfetto, buona manifestazione. Grazie a lei. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Piazza Prefettura per la manifestazione organizzata dall'SLP CISL e da altre sigle sindacali come CGL, Wilpost, Confsal, UGL e FAILP. Volevamo chiederle l'importanza di questa manifestazione e se sa appunto perché è qui oggi. La manifestazione, ovviamente. La manifestazione è per una cosa importantissima, per la privatizzazione delle Poste, che non vorremmo mai che succedesse tutto quello che sta succedendo. La vediamo un po' nera, siamo nei guai postali sia a livello di recapito che a livello di poste private. A livello di recapito, quali sono le problematiche come lavoratore? No? Perché è giusto magari molte volte che si sappia in giro e che l'azienda magari recepisca i problemi che sul territorio ci sono e che molto spesso per ragioni di grandezza non si riesce a vedere. Le problematiche sono molto molteplici e sono tante, sono tantissime. Poi questa riorganizzazione a giorni alterni mi sa che stenta a decollare, mi sa che non va bene. Anche i clienti penso abbiano delle lamentele per quanto riguarda questa... Certamente sì, hanno lamentele perché non vedono più il postino passare tutti i giorni, erano abituati da secoli. Ma sicuramente 160 anni a vedere passare il postino tutti i giorni. Adesso ci manca un po' la situazione. Io non vedo qua. Sì, i colleghi stanno fotografando. Allora a questo punto io continuo le mie interviste. Buona manifestazione. Facciamo una domanda: perché sei qua oggi? Perché è importante manifestare qua? È importante manifestare soprattutto. È fondamentale per la salvaguardia del posto di lavoro, è la cosa basilare al di là di tutto. Non bisogna scindere le due società, PCL, MP, Bancoposta, Poste Vita, tutto qua. È fondamentale, oggi ci dobbiamo essere e basta, dobbiamo lottare. Tra l'altro oggi si è insieme CGL, CISL, UIL, Confsal, insomma tutte le sigle sindacali. A unisono siamo tutti qua per lo stesso problema e speriamo di riuscire nell'intento, ma sicuramente unendo le forze non ci dovrebbero essere dubbi. Quantomeno ci sforzeremo con tutta la passione che abbiamo a raggiungere l'obiettivo.
l'unitarietà dell'azienda e l'unitarietà delle forze sociali che dobbiamo coinvolgere, non solo le forze politiche, che è fondamentale. Perfetto, buona manifestazione e a presto, noi continuiamo con le interviste. Grazie, grazie a voi. Benissimo. Allora, Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo qui oggi a Piazza Prefettura a Catanzaro per una manifestazione organizzata dall'SLP CISL e da altre sigle sindacali come la CGL, SLC e l'UGL, eccetera. Perché è importante essere qui oggi? Perché qua si rischia grosso con questa privatizzazione, quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo combattere, perché sennò c'è il rischio che andiamo anche a casa. Le problematiche relative al recapito, vista adesso l'organizzazione sia giorni alterni e soprattutto diciamo andando verso la privatizzazione, qual è la paura dei lavoratori e soprattutto quello che non riesce a vedere l'azienda, molte volte che invece il lavoratore riesce a vedere? L'azienda non riesce a vedere che siamo caduti proprio in basso con questa riorganizzazione, con il fatto delle consegne a giorni alterni, dove non si riesce proprio a consegnare al massimo giacenza, cioè proprio si è caduti ancora in basso. È inutile che si parla che il recapito è a terra, in questa maniera lo stanno portando proprio allo sfacelo. Perfetto, o meglio, perfetto non è perfetto. Noi continuiamo comunque a fare qualche intervista, anche perché il tono, diciamo, delle risposte è più o meno lo stesso, ovvero che c'è malcontento generale. Grazie dell'intervista e buon proseguimento, buone manifestazioni. Grazie, buonasera. Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, lei è delle Poste, lavora... No. Lei è un cittadino che... Sono avvicinato perché ho visto i sindacati che fanno una manifestazione e mi è sembrato giusto capire qual è il problema. Se vuole glielo spiego io, praticamente... Non ho detto qual è il problema. Cosa pensa della privatizzazione in questo caso? Che le Poste non siano al massimo i servizi oggi, almeno questa della distribuzione delle Poste c'è molto... Però io non sono per dare ai privati i servizi generali, quando riguarda le scuole, le poste, la ferrovia, quello che sta succedendo con le ferrovie proprio da alcuni giorni fa sì. È significativo. Certo. Questi sono servizi che devono essere dati, devono rimanere al centro, il governo che deve assumersi questa responsabilità, non i privati che certamente penseranno all'utile, penseranno ai soldi, al guadagno e quindi ci troveremo di fronte alla chiusura di alcuni servizi nei piccoli paesi dove ci sono pensionati certo. Che non si possono muovere, quindi io mi auguro e io parlo io sono il coordinatore provinciale del Partito Socialista okay. Quindi diciamo che a me fa dispiacere parlare contro il governo perché condividiamo pure noi questa linea, però io non sono d'accordo assolutamente che si vada in direzione dell'organizzazione delle Poste a favore dei privati, mi impressiona negativamente. E quando si parla di servizi così importanti, lei pensa, io ho fatto il segretario comunale nella mia vita sì. E io ho fatto il segretario in alcuni comuni molto piccoli dove l'ufficio postale è un punto di riferimento per gli anziani, per la gente. Ora togliere, perché poi alla fine quando non guadagneranno più come nelle ferrovie dello Stato, molte linee li hanno cacciate perché i privati magari un treno per 4 persone non lo tengono. Anche degli uffici postali sono stati cessati. Già alcuni. Immagina che cosa succederà quando saranno i privati che dovranno naturalmente tenere conto dell'utile. Io sono molto preoccupato, per questo sono qui per solidarietà. Non so come andrà a finire, ma sono qui per solidarietà. Grazie mille e buona manifestazione. Grazie a lei. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Piazza Prefettura sotto appunto la filiale delle Poste Italiane di Catanzaro. Perché è importante essere qui oggi? Ma è importante perché l'azienda è nostra e la vogliamo che sia dei lavoratori, e non soltanto dei lavoratori ma anche dei nostri cittadini, dei nostri concittadini, perché riteniamo che è l'ultimo servizio sociale che è rimasto oggi in Italia e non vogliamo lasciarlo così alle mani di chi che sia, insomma. Noi vogliamo che le Poste siano di tutti, perché da oltre 20 anni noi stiamo portando degli utili, noi da 20 anni stiamo facendo del sociale la nostra bandiera.
E quindi oggi qua vediamo non soltanto una bandiera, che è quella dell'SPCIS, ma quella di CGL, di Willpost, di Falp e di Consal. E è importante soprattutto difendere dei posti di lavoro, ma difendere anche un servizio. Ma sicuramente, la cosa bella è oggi che vediamo tanti colori, i colori verdi, rossi, blu, gialli, bianchi, l'unicità e l'unità di tutti quanti, le sigle sindacali oggi sono in piazza proprio per dimostrare la nostra forza, che è quella di una sola voce, è la voce dei lavoratori, è la voce dei sindacati, è la voce di chi oggi grida contro questo scellerato mondo di fare politica, che è quello di pensare agli utili e non alle persone. Quello che è successo ultimamente nella Puglia, che due treni sono deragliati, ci sono stati dei morti, è cosa che ci dispiace molto. E qualcuno ha detto che non il vescovo della Puglia diceva proprio questo, che non dobbiamo mettere in primis gli utili, ma dobbiamo mettere al centro le persone, gli esseri umani, perché sono soltanto con loro che possiamo andare avanti questo Stato, diciamo. Perfetto, buona manifestazione e buon proseguimento. Grazie a voi. Chiederemo al prefetto di riceverci con le delegazioni, i presenti delle sei sigle sindacali, e hanno trovato una sintesi per quello che è il percorso di lotta che ci accingiamo a fare. E non è che l'inizio, la Calabria ha proclamato lo sciopero delle prestazioni straordinarie e lo ha reiterato a partire da giorno 25 per un altro mese e poi ancora, perché la devono smettere di coprire tutte le inefficienze su quello che è ipotesi che marciano soltanto a vista e che non hanno una pianificazione e non ci danno certezze per il futuro. Quindi ecco perché noi continueremo la lotta fino a quando non vinceremo, perché questa è la posta che abbiamo costruito nel corso degli anni, questo è il percorso e la gente che oggi opera è il frutto di quel lungo percorso di trasformazione della nostra azienda. Abbiamo saputo modificarci, abbiamo saputo cambiare nel corso del tempo e ci siamo e siamo orgogliosi del nostro ruolo, di aver prodotto un risultato. Noi siamo un'azienda produttiva ed è per questo che ci riesce difficile capire perché un'azienda che produce degli utili per lo Stato venga svenduta in maniera così miserabile. Siamo già